Paolo Ciavarro e Clizia in corvaia in lacrime. La notizia shock di poco fa su Eleonora Giorgi preoccupa tutti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Domani, martedì 26 marzo, sarà un giorno importante per Eleonora Giorgi. L'attrice 70enne si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al pancreas, scoperto lo scorso novembre. In un'intervista a Verissimo, ha condiviso i suoi sentimenti. Ho un po' di strizza, paura, ma si mostra anche grata e ottimista grazie al supporto dei suoi figli, Andrea Rizzoli, 44 anni, e Paolo Ciavarro, 32 anni. Eleonora, che ha avuto la fortuna di non frequentare spesso gli ospedali, si trova ora di fronte a una super operazione. Tuttavia, la sua fiducia nella scienza e nei medici è forte. Ringrazio Dio, i medici e la scienza che hanno reso possibile l'operazione. Non era scontato. Dopo un percorso di chemioterapia di 3/4 di mese, il tumore si è indebolito. E ora è il momento di agire. I suoi figli, presenti e solidali, hanno espresso il loro affetto e ammirazione. Paolo ha sottolineato come l'atteggiamento positivo della madre abbia dato forza a tutta la famiglia. La sua leggerezza nell'affrontare questa situazione ci ha dato forza. Andrea ha condiviso sentimenti simili, riconoscendo la forza e il coraggio della madre nel mantenere un atteggiamento positivo. Eleonora, sentendosi circondata dall'amore della sua famiglia, si prepara con serenità all'intervento. Chiuderò gli occhi e via. Andrà bene. Tornerò quella di prima. Anche l'ex compagno Massimo Ciavarro, padre del suo secondogenito, sarà al suo fianco, dimostrando un sostegno inaspettato e prezioso. In questo momento delicato, Eleonora Giorgi si affida alla competenza dei medici e al calore della sua famiglia, pronta a riprendere la sua vita con rinnovato vigore. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.